Ciao amici e benvenuti ad un altro video di voce Rock Wayne Benvenuti ad un'altra mia recensione E come vedete oggi vi recensirò l'intera collezione completa Dei puffi prodotti dalla Sbabam eh, Prodotti ultimamente appunto dalla Sbabam In occasione dell'uscita del nuovo film al cinema dei puffi Ma naturalmente il design di questi puffi eh, non appartiene al nuovo design del film legato al film, ma appartiene appunto al design classico dei puffi, il design classico che possiamo trovare appunto nei fumetti dell'epoca o nei cartoons dell'epoca, appunto i classici disegni eh, realizzati da Peyo. E quindi amici, io eh, sono riuscito a collezionare l'intera serie eh, e quello che sospettavo eh, era realtà. Eh, appunto io eh, sospettavo che eh, ogni eh, box, ogni campione eh, rilasciato nelle eh, nell edicole dalla Sbabam o di altre case eh, contiene eh, l'intera collezione. Quindi è grazie a questo metodo che io sono riuscito a collezionare l'intera serie a completare l'intera serie. Eh, perché sono stato anche fortunato anche perché non ho trovato un altro eh, cliente eh, che se li comprasse eh, insieme a me. Quindi sono stato eh, fortunato anche in questo, quindi è grazie a questo appunto che sono riuscito ad ottenere questa bellissima eh, collezione completa. E quindi adesso ve li mostrerò uno ad uno. ecco qua iniziamo da più anziano <ride> iniziamo da grande puffo guardate com'è bello com'è ben realizzato davvero ben realizzato in ogni dettaglio vi ricordo sempre che eh, in ogni eh, personaggio si trova abbinata sempre una eh, basetta eh, d'appoggio, appunto che eh, sotto ogni basetta, appunto, eh, ci sono appunto scritte varie, firma di peio e mh, bollo di autenticità, appunto dei prodotti dei puffi, quindi questo era grande Puffo. Passiamo a Forzuto, ecco qua, guardate com'è bello, guardate come sono fatti benissimo, io sinceramente non ho mai visto dei puffi così ben realizzati e ben fatti, qui appunto non può mancare il classico tatuaggio di Forzuto, io sinceramente così grandi e ben fatti, una collezione dei puffi non li ho mai visti. Non l'ho mai vista. Passiamo a Puffetta, così carina e delicata. Guardate che tiene questo, questo fiorellino in mano. Devo far notare che Puffetta... È l'unico puffo che eh, non sta molto in equilibrio sulla sua basetta. Devo, devo, devo fare questa, questa nota critica, purtroppo. Perché, come vedete, è in una posa che eh, non è molto eh, equilibrata. Passiamo a Quattro Occhi, il mitico Quattro Occhi. Vediamolo senza occhiali per un attimo. <ride> come vedete, eh, quattro occhiali, un po' gli occhialetti storti sono realizzati in morbida gomma. Purtroppo può capitare, secondo come sono stati assemblati dall'inizio o magari come si trovano sulla bustina, magari po si possono trovare un po' storti come in questo mio. Però vabbè, basta un po' diciamo tenerlo un po' piegato dall'altro lato per un po' addrizzarlo. Diciamo che si potrebbe riuscire ci potremmo riuscire allora guardate qui come è fatto anche lui è davvero ben realizzato come il suo libricino sotto braccio davvero carino baby puffo Intento a giocare con i suoi dadi, colorati e numerati. Passiamo a questo modello di puffo qualsiasi. Guardate anche lui, come è fatto bene, davvero carino. fantastico ecco qua puffo musicista che suona la sua tromba con queste sue guanciottone gonfie passiamo a uno dei più particolari meglio salvaggio Salvaggio selvaggio, guardate com'è bello. Devo dire che questo è uno dei miei preferiti in assoluto. Ecco qua: burlone, sempre pronto a fare scherzi. Qui abbiamo l'immancabile brontolone. Guardate com'è, <ride> espressivo. E infine qui abbiamo Pigrone, puffo pigrone. Devo dirvi, amici, che sinceramente questo è il mio puffo preferito in assoluto perché è realizzato in una maniera spettacolare e mi piace. E... veramente <ride> mi piace davvero un mondo questo è il mio preferito in assoluto fatto troppo bene la posa è davvero spettacolare guardate il suo cuscino che si porta appresso fantastico la, la sua bocca spalancata che sbadiglia Prima di lasciarvi volevo dirvi che eh, se andate in edicola e se trovate qualche bustina, se siete interessati all'acquisto di qualche bustina, an anche perché penso che sia un po' difficile trovarne oggi qualcuna perché so che un po' dappertutto sono diventate rare, sono son proprio sono andate a ruba queste bustine. Comunque ricordatevi che se eh, trovate qualche bustina e se siete interessati anche al mini book, eh, dovete dirlo. Eh, Dovete dirlo all'edicolante alle Di farvelo dare Perché voi con 3,50€ Che è il prezzo di ogni singola bustina eh, Comprate sia il contenuto Della bustina appunto che All'interno si trova il puffo e la sua basetta, ma non il mini book. Il mini book è totalmente separato dalla bustina, quindi voi con 3,50€ comprate sia la bustina che il mini book separato. Dovete dirlo questo alle edicolanti perché tanti edicolanti non lo sanno. Quindi se siete interessati anche ad avere il mini book dovete dire questo. E allora amici, questa era la mia recensione dedicata a queste mini figure dei puff appunto prodotte dalla Sbabam. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mia recensione con un messaggio scritto con un mi piace. Al prossimo video e come vi dico sempre, ma che cosa è?